Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. Technology Mania e in questo video andiamo a fare l'unboxing più la recensione di questo fantastico orologio, che è un orologio della Dolce & Gabbana e che è completamente touchscreen. Allora, non vi posso far vedere la confezione originale perché non l'ho avuta neanche io, ho avuto solo una confezione così della Dolce & Gabbana, però ho avuto questi due mazzi di istruzioni, questo qua che è di tutte le lingue del mondo e che non è il manuale di questo orologio, e questo mistero foglietto che è il manuale di questo orologio. Allora, nella parte della recensione, non farò proprio una recensione vera e propria, spiegherò i difetti di questo orologio, cosa mi è piaciuto, eccetera eccetera, non farò proprio una recensione vera e propria. Allora, per sbloccarlo dobbiamo fare, ecco, 3 quarti di giro da light a 7-3-7. Light serve per mettere la luce, 7-3-7 se lo teniamo ci permette di modificare l'orario, la data, la città, il suono, se metterlo sì o no, eccetera eccetera. Ecco qua, abbiamo il fuso orario, la sveglia, il cronometro e il timer, che è possibile impostare allo stesso modo in cui si imposta la data e l'ora. Quindi teniamo premuto 7-3-7 e con il dito ci muoviamo da sopra o sotto in base a se vogliamo aumentare o diminuire l'ora e i minuti. Per dare ok teniamo premuto mod, ecco qua. Se noi non premiamo l'orologio, non lo tocchiamo per 10 secondi minimo, questo qua si blocca. Allora, ci sono, se non mi sbaglio, altre 4-5 varianti di questo stesso orologio. Allora, questo qua che è nero ed è in questo pezzo, è fatto di pietra nera, quindi molto più resistente degli altri. Poi c'è il blu, il rosa, il bianco e altri colori, penso, non mi ricordo quali, che sono di acciaio, sono meno resistenti. Poi abbiamo questo cinturino che è di plastica gommata e poi abbiamo questo fondo in acciaio ed è questo orologio è resistente all'acqua fino a 50 metri se non mi sbaglio. Allora, guardiamo cosa abbiamo sullo schermo. Sullo schermo abbiamo, aspettiamo che metta a fuoco, ecco qua, abbiamo la scritta, la firma di Dolce & Gabbana, il giorno, la data, l'ora, i minuti, la città, i secondi, tutto racchiuso in un cerchio, la dimensione è contenuta in un quadrato di più o meno 3 cm per 3, più o meno. Poi abbiamo un cinturino, come vi ho già detto, e tutto touchscreen, quindi anche se volete trovare il minimo tasto fisico, questo orologio non lo trovate. Questo unboxing è finito, dopo nella seconda parte di questo video andiamo a fare la recensione, che però non è una recensione, è una cosa, è un video, una parte delle cose che mi piacciono, mi sono piaciute, non mi piacciono e i difetti di questo Eye Contact. Vabbè, ci vediamo nella seconda parte. Eccoci qua in questa seconda parte di questo video in cui andremo a fare la recensione di questo orologio, il cui nome è D&J Time Eye Contact. Come ho già detto, è un orologio touchscreen e di questo orologio mi è piaciuto tutto. Il design è molto comodo, è molto funzionale, tutte le funzioni di questo mondo, almeno la maggior parte. L'unico difetto che ho notato è che il cinturino, che è di plastica gommata, si sporca molto facilmente quando si lava. E questo difetto qua, aspettiamo che metta a fuoco la videocamera, ecco qua, guardate, quando lo lavo per metterlo veloce si consuma. Ok, allora, come vi ho detto, di questo orologio mi è piaciuto tutto se no per il cinturino. Un'altra cosa che mi è piaciuta è il vetro, che guardate, è uno specchio, difatti si può leggere di tutto, sia questo che questo, è molto pulito, o meglio, se voi lo mantenete pulito rimane pulito. Allora, un'altra cosa è questo orologio è resistente all'acqua, difatti anche quando è andato in acqua funziona benissimo,
Invece, per se vanno delle sostanze più calde, oppure l'acqua calda, potrebbe non funzionare. Perché? Perché si potrebbe attivare il sensore, perché va a tecnologia a caldo, non so come si chiama. Quindi il touch rileva il dito caldo e quindi manda il segnale rispetto a cosa hai premuto. Se premi là si accende, ecco cosa vi voglio far capire. Però insomma non mi è mai successo. Questo qua è un buon vantaggio. Un altro vantaggio è che hanno messo come si chiama? Hanno messo il blocco, altrimenti ogni cosa che tocca l'orologio viene insomma percepito e viene attivato la funzione. Altri orologi touch che conosco sono uno per meno, l'Eye Contact. No scusate, l'Eye Contact è questo, lo Swatch Touch, quindi l'orologio che va di moda adesso. Adesso questo orologio non lo trovate più nel negozio, oppure se lo trovate, insomma, non si trova dappertutto, lo dovete ordinare. Io difatti, insomma, l'ho ordinato e mi è arrivato. Allora, che dire, questo qua è tutto. Spero che questo unboxing e questa specie di recensione vi siano piaciuti. Se sì, bene, se no, fatevela piacere. Ciao da Mr. Technology Mania.